Se peggiora la situazione bisogna essere pronti a qualsiasi evenienza. Se la situazione non peggiora, per come stanno le cose, il contingente rimane lì. È una missione di peacekeeping. Il regolo in viaggio significa che da peacekeeping diventa peace enforcing, cioè diventa un'operazione militare. Il governo italiano deve rimanere questa missione. Questa è la missione, ma rafforzare i poteri significa allargare le competenze, allargare i luoghi. Se si crea una zona cuscinetto tra dove non ci devono stare più Hezbollah, non ci devono stare più israeliani, ci deve stare l'Unifil, poi dietro al fiume un'altra zona cuscinetto dove c'è l'esercito libanese, perché Hezbollah non è l'esercito regolare libanese, l'unico esercito riconosciuto è quello del Libano, non è quello dell'armata di Hezbollah, che è un'organizzazione, diciamo così, privata. Garantire l'incolumità della propria popolazione quando da un altro paese non c'è nessuno che è in grado di garantirla, diventa un'operazione di autodifesa, perché non è che ti confronti con lo Stato del Libano, ti stai confrontando con una organizzazione che ancora oggi ha lanciato centinaia di missili su Israele.